Romina Casagrande, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta, benvenuta nel posto delle parole per raccontarci il suo romanzo intitolato I bambini di Svevia, edito da Garzanti. Romina Casagrande vive e insegna a Merano, in provincia di Bolzano, laureata in lettere classiche e appassionata di storia, ha collaborato con alcuni musei realizzando percorsi didattici interdisciplinari. Ama la natura, la montagna e condivide la sua casa con 3 pappagalli, 2 cani e un marito. Niente meno, 3 pappagalli, quindi ci sarà molto parlare con questi 3 pappagalli, Romina Casagrande, a casa sua. Sì, diciamo che non ci si annoia. Non ci si annoia mentre sentiamo un cane in lontananza, presumiamo, uno dei due. Dei miei. Ecco, e sì, che esatto. Nomi hanno questi cani di Romina Casagrande? Si chiamano Flora ed Eclipse, sono due spaniel. Flora ed Eclipse, le lasciamo a loro vivere, a loro eclissarsi. Romina Casagrande con questo romanzo, I bambini di Svevia, farò di tutto per mantenere la nostra promessa perché non è bastata una vita per dimenticare. Questo romanzo, la cui copertina vive di una delicatezza molto bella, molto molto bella, e ce la vuole raccontare, ce la vuole far vedere con parole sue. Ma la copertina, diciamo, è stato frutto di attenta riflessione. Abbiamo voluto qualcosa di pulito, di non troppo grafico, di non troppo fotografico, e due mani di bambino che si avvicinano a un fiore che è un papavero rosso. Abbiamo scelto appositamente il papavero perché è il fiore dell'oblio, della dimenticanza, però è anche un fiore che con il suo rosso, in un certo senso, picca in un campo di grano e rappresenta un po' le voci che non hanno potuto parlare, che sono state ridotte al silenzio, che in qualche modo vogliono tornare a raccontarci la loro storia, e sono le voci dei bambini di Svevia. I bambini di Svevia e la loro dura vita, di questi bambini italiani venduti per lavorare nelle campagne tedesche, e tornando al papavero, che sì, il fiore dell'oblio, della dimenticanza, ma io ho visto in questa scelta di fiore una cosa ancora diversa, cioè la delicatezza, perché questo romanzo che si sviluppa per circa 400 pagine racconta questa storia dura, molto cruda, terribile, perché si tratta di bambini, ma la racconta con una delicatezza straordinaria, come delicatissimo è per l'appunto il fiore del papavero. Lei come è venuta a conoscere questa storia, Romina Casagrande? Ma io ho insegnato per vari anni in Val Venosta, che è la valle da cui sono partiti milioni di bambini, centinaia di migliaia di bambini, e il territorio in qualche modo mi ha parlato, mi ha raccontato. Io stessa non sapevo niente dei bambini di Svevia, nonostante abiti a Merano, che è un paese che geograficamente fa ancora parte di questa valle, e sono rimasta molto molto colpita, quindi la prima emozione è stato un profondo stupore, anche una profonda vergogna per non conoscere questa storia, uno stupore per l'arco temporale coinvolto, quindi 3 secoli, dal 600, 700 fino agli anni 50 del 900. Erano bambini che venivano da famiglie molto molto povere, oppure spesso in cui mancava il padre, quindi il capofamiglia, e dovevano affrontare innanzitutto un viaggio molto difficile attraverso le montagne, che durava 7 giorni, e per arrivare poi nei mercati del bestiame della Svevia, questa regione della Germania dove venivano praticamente venduti ai contadini, e qui iniziavano il loro lavoro nelle fattorie. E qui cominciava la loro, possiamo dire, avventura, ma la parola avventura porta in sé normalmente qualcosa di positivo, no? Sono bambini, i loro sguardi erano pieni di speranza per il futuro, pieni di sogni. Come negare la speranza e soprattutto i sogni a questi bambini? Eppure venivano venduti, e venduta anche la loro libertà, quindi rimanevano prigionieri. Sì, esatto. Poi diciamo che appunto l'esperienza nella fattoria e l'esperienza del viaggio che racconto nel libro vengono sempre viste attraverso gli occhi dei bambini, i bambini che naturalmente provavano meraviglia per questi paesi, queste luci di città che loro non avevano mai visto perché arrivavano da piccolissime realtà della montagna,
E poi nel momento in cui entravano nelle fattorie e dovevano incominciare a lavorare, si rendevano conto di quale fosse poi la realtà, allora naturalmente la prospettiva cambiava. In esergo di questo romanzo, Romina Casagrande pone una frase di Lao Tzu, che è conosciuto anche con Lao Tse o Lao Tzu, se non ricordo male, in sostanza, per farla breve, filosofo, scrittore, l'autore del Tao Te Ching. E la frase è: essere grandi significa avanzare. Avanzare significa andare lontano. Andare lontano significa ritornare. Perché questa frase? Fondamentalmente Edna, che è il personaggio, la protagonista del libro, compie un viaggio in avanti, perché lei ritorna ormai anziana nella fattoria in cui è stata da bambina, però al tempo stesso è un po' un ritornare indietro, perché ricorda quello che è accaduto e che lei ha un po', come dire, quasi dimenticato per poter continuare la sua vita. Quindi è un ritornare alla parte più vera di noi, all'essenza di noi, anche a quel bambino che forse è ancora dentro di noi. Il bambino che è dentro di noi, ma i bambini che vengono raccontati in questa storia sono bambini che noi incominciamo a guardare negli occhi, perché pagina dopo pagina questi bambini li guardiamo negli occhi, soffriamo insieme con loro, Edna, Emil, Jacob e così via, e sono tanti gli amici. E qui è una storia che incrocia le storie delle famiglie, l'ha già detto poco fa Romina Casagrande, erano famiglie disagiate, famiglie dove il padre magari era morto e quindi avevano bisogno di sostentamento. E questi erano bambini delle rondini, perché? Questa è un po' un fraintendimento della parola tedesca che è Schwaben, Kinder, da Schwaben, che vuol dire Svevia, e alcuni, soprattutto nella mia regione, li chiamano Schwalben, Kinder Schwalben, sono le rondini, che comunque c'entra un po' con il loro migrare, perché erano bambini che partivano in marzo, bambini lavoratori, e poi ritornavano, se tutto andava bene, a novembre. E io mi sono ispirata proprio alle fotografie. Abbiamo alcune fotografie di bambini che vengono venuti al mercato e che si offrono ai contadini, che li guardano con faccia molto, molto severa perché stanno comprando fondamentalmente una merce, una prestazione di lavoro. E sono bambini che naturalmente costretti a crescere molto in fretta, quindi mi sono ispirata alle fotografie, alle immagini, cercando di ricostruire soprattutto le loro emozioni e poi alle storie che ho ascoltato e che ho letto, perché comunque alcune di queste storie sono conservate in un piccolo archivio di un piccolissimo museo proprio della mia regione, della Val Venosta. La storia che Romina Casagrande racconta in questo romanzo, straziante per molti aspetti, esce dalla parola romanzo, incontra la realtà storica, come ci accennava poco fa Romina Casagrande, e questa storia racconta di questi bambini, ma questi bambini che cosa veniva promesso? Noi in questa storia possiamo leggere tante promesse, però l'unica promessa seria era che potevano avere un letto, magari qualcosa del genere, per dormire la sera, stare sotto una capanna e guardare fuori e vedere, che ne so, il paese di Nauders con una manciata di case o poco più. Sì, il fenomeno è estremamente lungo, quindi molto flessibile e anche molto complesso da indagare, e ai bambini, diciamo, per lo più veniva promessa una piccola paga, che era veramente irrisoria, però loro erano molto fieri di poter aiutare così, e anche se poi non sempre nella realtà venivano pagati, a volte venivano rimandati a casa semplicemente con gli scarponcini che gli erano stati dati alla fattoria e vestitini. Altre volte ancora, se i bambini poi non si comportavano bene o non corrispondevano alle aspettative del padrone, quindi del fattore, venivano proprio scacciati, mandati via, e quindi dovevano ritornare a casa in condizioni anche proibitive, magari nel mezzo dell'inverno, quindi riattraversare la montagna con la neve.
e quindi insomma ti raccontano anche un po' queste storie, ecco. Queste storie che, leggendo nel ringraziamenti, una pagina, sono pagine che io leggo sempre con molta curiosità, si apprende che è un romanzo che è stato raccontato da storie personali, no? Dove lei dice Edna ed Emil, che sono i protagonisti, ma non solo loro, di questa storia, sono stati fortunati perché hanno trovato chi li ha ascoltati, accuditi, accompagnandoli fino all'ultima riga. Ma davvero i viaggi hanno una fine se restano dentro di noi, lì pronti per essere ripescati fra i ricordi ogni volta che ne avvertiamo il bisogno? Diciamo che il viaggio è un elemento centrale che fa un po' da collante alle storie che si raccontano, perché il viaggio è quell'elemento che ci mette in contatto con il territorio, con i luoghi, quindi con le persone e anche con il nostro passato. Sicuramente questi personaggi che ci raccontano le loro storie attraverso il libro riprendono un po' le storie dei bambini di Svevia, poco conosciute e poco raccontate anche, perché di fatto c'è una grande difficoltà da parte di chi ha vissuto un dolore molto forte a raccontarlo. Io sono stata fortunata perché ho potuto parlare con persone che hanno avuto parenti che sono stati bambini di Svevia, quindi hanno raccontato quello che hanno saputo di loro e erano anche molto, è stata un po' una liberazione, erano molto felici di poter raccontare questo passato. E penso che sia molto importante che in qualche modo venga riportato a galla, perché la nostra storia, la storia con la S maiuscola, di fatto è composta da tante storie, da micro storie, che sono le storie personali, le storie delle persone, che non sono generali, non sono persone importanti che hanno fatto guerre o conquistato paesi, ma che hanno davvero fatto la storia del territorio, che sono davvero il nostro passato, anche più prossimo, più vicino. E poi ho trovato in queste storie anche un fortissimo elemento di attualità, perché nel momento in cui mi veniva raccontata questa prima e forse unica grande migrazione fatta esclusivamente di bambini, perché erano bambini che venivano venduti nei mercati, erano bambini che affrontavano il viaggio da soli, a volte accompagnati in alcuni periodi di questo grande lungo fenomeno dal parroco del paese. E mi venivano in mente le fotografie, le immagini che noi tutti siamo abituati purtroppo ormai a vedere in televisione, nei giornali, dei bambini costretti a migrare da soli o con le loro famiglie in questi tempi. Quindi ho trovato anche un forte elemento purtroppo di continuità, perché è così. Nei momenti più tragici, più duri, sono spesso le frange povere o quelle più indifese, più fragili di una società a soccombere per prime. E le storie dei bambini venduti o bambini in affitto erano storie che erano comuni in tante terre, ma questa è una storia veramente molto particolare, ma questi bambini che cominciavano il loro viaggio a piedi, attraversando i valichi. Lei, Romina Casagrande, ha rifatto quel percorso dei bambini di Svevia. Io volevo che il libro contenesse più elementi di verità possibile, nonostante appunto sia comunque un romanzo e parli attraverso le emozioni, come fa un romanzo. Quindi ho ripercorso le tracce dei bambini di Svevia, ho ripercorso il viaggio che loro facevano. Naturalmente mi sono stata molto avvantaggiata, l'ho fatto in estate, l'ho diviso in più tappe, ma volevo rendermi conto della fatica, volevo rendermi conto del territorio, perché il territorio e il paesaggio sono un altro elemento, un altro protagonista del romanzo, nel passato ma anche nel presente, perché Edna, che rifà lo stesso viaggio, vede anche, si rende conto, registra i cambiamenti, cosa è avvenuto nel tempo e come è cambiata anche la regione. I bambini di Svevia, farò di tutto per mantenere la nostra promessa, perché non è bastata una vita per dimenticare. E questo è il romanzo che abbiamo attraversato insieme con l'autrice Romina Casagrande. Ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questo momento sto leggendo Donna Tartt, perché purtroppo l'ho scoperta tardi, la sto scoprendo ora, ma è una grandissima scrittrice con una capacità di intessere trame davvero formidabile. Grazie, grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato Romina Casagrande. E alla Grazie a prossima voi. scrittura, buongiorno. Grazie a voi di cuore.